Meghan Markle e il principe Harry hanno salutato l'Ucraina mentre salivano sul palco alla cerimonia di apertura degli Invictus Games. Il duca e la duchessa del Sussex si sono rivolti al pubblico durante l'evento televisivo Olaya sabato sera. Nei loro discorsi, la coppia ha reso omaggio alla squadra ucraina che sta prendendo parte alla competizione internazionale nei Paesi Bassi nonostante la devastante invasione russa della loro patria. Meghan ha dichiarato: "Siamo così grati ai Paesi Bassi per averci accolto e per aver ospitato gli Invictus Games. Per ogni squadra, io e mio marito riconosciamo che è stato molto per arrivare qui, sia fisicamente che emotivamente. Non da ultimo per la squadra ucraina, con la quale siamo tutti." Harry ha aggiunto, il tuo coraggio nello scegliere di venire e per essere qui stasera non può essere sopravvalutato. Mi hai detto ieri quando hai deciso di unirti a noi nonostante tutte le probabilità, hai detto che sei arrivato su questo palcoscenico globale, non semplicemente per mostrare la tua forza ma per dire la verità, su ciò che sta accadendo nel tuo paese. Punto. Sai che siamo con te. Il mondo è unito a te e tu meriti ancora di più. E la mia speranza è che questi eventi, questo evento, creino l'opportunità di come noi, come comunità globale, possiamo mostrarci meglio per te. Il duca ha ricevuto una standing ovation dalla folla dopo essere stato presentato da Meghan. La duchessa sembrava chic con un top bianco con spalle scoperte, pantaloni neri e tacchi a spillo per la cerimonia di apertura. Meghan si è pettinata i capelli in una crocchia e accessoriata con una splendida collana d'oro. Salendo sul palco per presentare Harry, il 40enne ha detto, è un mio distinto onore presentare qualcuno che penso sarete tutti molto entusiasti di sentire. Ha anche passato molte notti e ore mattutine a pianificare questi giochi per renderli il più perfetti possibile per ognuno di voi.